questa situazione, lo dico in termini di certezza, non di dubbio, cioè questo testo, con questi elementi, diciamo, additivi rispetto allo sbarramento principale e questa competenza frazionata sul territorio, porterà certamente all'abbattimento del riasto ostativo, cioè statene certi, cioè questo testo non tiene perché non garantisce quelle condizioni di sicurezza nell'applicazione normativa che consentono a questa normativa di rimanere in piedi, per le ragioni che vi ho detto, perché è possibile valorizzare gli altri indici normativi e utilizzarli in funzione di prova dell'elemento impossibile che si chiede come prova nel testo della norma, o comunque difficile, se non impossibile, molto difficile, che si chiede come prova, e ma ancora più facile che questa operazione avvenga in maniera frazionata sul territorio, perché non è affatto vero che la giurisprudenza dei magistrati di sorveglianza è una giurisprudenza lassista o tutta votata a far uscire dal carcere dei noti di mafia. Non è così. Come in tutte le categorie, come in tutte le realtà, viva Dio, esistono culture diverse, orientamenti diversi, e qualcuno ritiene che ci sia una propensione, che sia giusta la propensione a far uscire dal carcere chi dà anche minimi segni di ravvedimento. Bisogna accettarlo in una democrazia. Quello che non possiamo accettare è che una legge chiara possa essere in qualche misura applicata male. Quello che dobbiamo accettare è che una legge che già di per sé non è chiara e alla quale mancano dei presupposti fondamentali anche di unicità, uniformità e, come dire, anche rigore nell'individuare una sola valutazione e individuarla per sempre sulle esigenze di prevenzione possa essere applicata in modo diverso. Di questo non ci possiamo lagnare, quindi dobbiamo essere consapevoli del fatto, con molta tranquillità e molta serenità, che se l'ergastolo scadivo cade, la colpa sarà essenzialmente del Parlamento. Poi, se qualcuno interpreterà male la legge, è un altro punto di vista, ma in queste condizioni vi assicuro che i margini per un'applicazione che faccia diventare la maglia un buco enorme ci sono tutte. E ve lo dico perché purtroppo, e qui entriamo nel cuore del problema, perché noi parliamo di penitenziario sempre quando c'è un'emergenza e poi il penitenziario è diventato il luogo della semplificazione, nella quale sono i buoni e i cattivi sono quelli che vogliono far uscire dal carcere i detenuti, i buoni sono quelli che vogliono tenerli dentro, ma non è così semplice la questione, perché se si hanno strumenti ben costruiti, se si ha chiarezza nel quello che deve essere un po' uno statuto della normativa di prevenzione antimafia, anche quella penitenziaria, questi risultati si ottengono. Se non si hanno, bisogna accettare anche le interpretazioni diverse. Non è oggetto di questo incontro, non voglio parlarvi di quello che è il problema di cui si dibatte, però che mi fa molto arrabbiare a volte, che è un po' il dibattito sulle posizioni garantiste, perché io non sono affatto un garantista, però non posso negare che anche chi è garantista, se agisce sulla base di un'applicazione rigorosa e ragionata delle norme, può ottenere il suo scopo. Questo è il punto. Quindi non è semplice liquidare chi non la pensa come quanti vogliono mantenere efficienza nel sistema, come uno che sta dall'altra parte o che commette le violazioni, perché bisogna avere dalla propria, ripeto, un assetto normativo e organizzativo che sia coerente, quello che manca nel nostro paese. Non c'è nessun assetto coerente, il carcere è totalmente dimenticato e mi dispiace dirlo, il 41 bis non è affrontato con le categorie doverose perché è considerato come una realtà estranea al mondo penitenziario, come se fosse una sorta di elite. Beh, noi non possiamo giocare i campionati di calcio, allora giochiamo solo la Coppa dei Campioni, ma non è così. Il 41 bis è una realtà che sta dentro un edificio, che è il mondo penitenziario, l'ultimo piano di questo edificio, un edificio che ha delle crepe su cui bisogna intervenire se si hanno delle crepe, ma è più importante spegnere l'incendio che avvolge tutta la realtà penitenziaria dalle fondamenta. Il carcere è un luogo abbandonato a se stesso, abbandonato sul piano dei rapporti che esistono all'interno della realtà penitenziaria. È un luogo nel quale non si è misurata il tasso di legalità, di rispetto delle regole che vi è all'interno.
nel quale non sono state scritte le regole in maniera adeguata con riguardo alla sicurezza penitenziaria, perché ci sono agenti che ogni giorno vengono feriti, perché le regole interne non sono coerenti, prevedono un'apertura delle celle e un circolare indiscriminato dei detenuti lungo e largo per le sezioni, in modo così incoerente, quasi che fosse una sorta, diciamo, di benefit concesso a tutti, e invece è una situazione che fa soffrire per prima i detenuti e poi gli agenti. Per prima i detenuti, perché se tu lasci uno spazio senza controllo, lo spazio senza controllo in carcere non esiste, viene coperto da chi all'interno del carcere ha un potere, cioè dalla gerarchia criminali, che si sostituiscono allo Stato e determinano le loro regole capovolte dentro la realtà carceraria. Questo avviene tra i comuni, può avvenire anche tra gli alta sicurezza, quindi fra i mafiosi, e può avvenire purtroppo in modo molto più diffuso di quello che si immagina. Ricordiamoci ciò che è accaduto nel corso delle rivolte del marzo 2020, che non sono nate dal caso, ma sono nate da anni e anni nei quali si è dimenticata la realtà penitenziaria. Il 41 bis non può essere l'oggetto di scandalo quando c'è una sentenza o un provvedimento che annulla, o c'è una sentenza che dispone sull'ergastolo ostativo, perché è un circuito che va curato sul piano organizzativo dei rapporti triangolari tra ministero, organi giudiziari, procura distrettuale e procura nazionale antimafia, che sono stati per anni oggetto di una attenta elaborazione. La legge che ha portato nel 2009 a unificare il tribunale di sorveglianza in unico tribunale di sorveglianza la competenza non è nata per caso, è il distillato di un lungo periodo di confronto, di studio delle cose che non funzionavano all'interno della realtà penitenziaria. Premetto che io non sono un esperto di diritto penitenziario, non sono un esperto di mafia, ho lavorato in alcune realtà e ho constatato la crisi che queste realtà hanno vissuto. Quindi quando vi dico che il tribunale di sorveglianza moltiplicato per 26 a giudicare di questa vicenda porterà alla sostanziale abbattimento dell'ergastolo ostativo, vi dico una cosa che a me è successa, che nel 2002 dirigevo l'ufficio dei detenuti del Ministero della Giustizia, per la prima volta ci fu una legge che stabilizzava il 41 bis, sembrava una cosa buona, sto prendendo troppo tempo per un presidente, sembrava una cosa buona, ma in realtà dentro quella legge c'era una mina enorme, cioè una cosa ortodossa, giusta, il rendere effettiva la tutela giurisdizionale sul 41 bis, che prima non era effettiva perché i provvedimenti venivano fatti ogni 6 mesi, decadevano, si costituivano, però ebbe a prevedere che si tenesse conto di un effetto conformativo dei provvedimenti giurisdizionali. Quindi sostanzialmente cosa capitava? Che la sorveglianza, quando decideva qualcosa, anche se poteva sbagliare, perché tutti possiamo sbagliare, quel provvedimento impediva poi al 41 bis di essere reimmesso nel circuito. La prima giurisprudenza fu incredibile, perché fu trattato l'istituto come se fosse una norma punitiva di diritto penale sostanziale. Quindi vedete che torniamo agli argomenti che sono oggetto di questo discorso di oggi, sono gli stessi gli argomenti. E noi al DAP scrivevamo con note lunghe, guardate che non è così. Poi pretendete che perché il 41 bis venga mantenuto, il detenuto continua a commettere reati, ma non è questo che deve essere fatto. È sufficiente anche soltanto il pericolo che egli commetta, che egli mandi comunicazioni all'esterno, neanche che commetta reati. Insomma, nel primo anno di applicazione di questa nuova legge, il 41 bis rischiò di franare. Avemmo 72 provvedimenti di annullamento dei decreti ministeriali, ma non siamo stati con le mani in mano, perché il DAP produceva un'attività di analisi, di studio della questione giuridica, di quella organizzativa, di quella formale, che si sostanziava in documenti di analisi molto dettagliata su come funzionava l'istituto, anche sul piano giuridico, che vanno fatti come un test a ogni periodo, a ogni step. Tanto è vero che, avendo avuto l'onere di scrivere per 2 volte la riforma penitenziaria della sicurezza penale, della prevenzione penale, nel 2002 e nel 2009,
nel 2002 ero appena arrivato e ho dato, diciamo, un contributo, nel 2009 l'ho scritta tutta quanta per intero. Si prevedette in quella ipotesi normativa di inserire una relazione biennale sul 41 bis, cioè che il ministro, investito dagli organi amministrativi, dal DAP, ogni 2 anni dicesse al Parlamento: questo è il 41 bis, questi sono i problemi, questa è l'applicazione del regime, questi sono gli annullamenti, faremo questo per non farlo crollare. Ma voi avete visto queste relazioni? Io non le ho più viste, sono state mai depositate queste relazioni? Io l'ho sempre fatta negli anni nei quali è stata fatta, è stata prevista normativamente. Io non ho più sentito parlare di questa relazione biennale, è stata ritenuta un'opzione probabilmente. Ma anche quando non c'era, il DAP forniva informazioni prima al Procuratore Nazionale Antimafia e poi alla direzione, alla Commissione Parlamentare Antimafia, perché da qui sono partite tutte le iniziative di riforma che hanno portato a quel circuito virtuoso fra DAP, DNA e DDA, che ha fatto sì che il 41 bis tenesse, che i provvedimenti non venissero più annullati, che ci fosse la riforma col Tribunale di Sorveglianza di Roma come riforma, come giudice unico per conoscere di queste questioni. E così è andata. Io per anni non mi sono più occupato della materia. Leggendo queste carte, vi ringrazio per avermi fatto studiare un'altra volta, mi sono reso conto che siamo tornati indietro come nel gioco dell'oca. Ma questo non è possibile. Cioè, non è possibile che lo Stato non sia nella condizione di fare memoria storica di quello che è accaduto e ricommettere gli stessi errori identici. Qua c'è di mezzo la sicurezza nazionale, che passa attraverso la prevenzione delle realtà criminali mafiose. Questo è il punto nella vita penitenziaria. Quindi io vi prego, vi ho portato questi allegati perché sono il modo in cui si lavorava un tempo. Io vorrei capire se oggi si lavora ancora così. Non lo so, non spetta a me dirlo, per carità. Però vi assicuro che non è possibile affrontare questi temi senza conoscere la storia di questo istituto, che è molto semplice, perché se fosse una storia per esperti io non me ne sarei potuto occupare, evidentemente. Ma sono cose semplici, sono 4 disposizioni messe in croce e applicate con categorie semplici, senza nessuna particolare difficoltà. Però non possiamo prestare il fianco, ovviamente, alla impreparazione, perché sennò succedono i casi come Santa Maria Capovetere, che sono la prova provata proprio di quello che è accaduto, cioè nell'abbandono totale della realtà penitenziaria. Io ancora oggi non ho visto in questo momento storico un solo accertamento di responsabilità su quanto è accaduto a Santa Maria Capovetere, perché è passata nell'immaginario collettivo come la colpa della polizia penitenziaria fatta da torturatori. Ora, fermo restando che chi ha commesso quei reati deve pagare, e anche in maniera rigorosa. Ma quella è la realtà, è assolutamente la realtà, è la realtà chiara di una situazione di abbandono da parte dello Stato di operatori che stavano sul territorio, che per anni hanno reclamato attraverso i sindacati che c'erano situazioni ingestibili e ingovernabili. A un certo punto, come nel Far West, come in Sud America, si sono fatti giustizia da sé per l'assenza totale di Stato nella realtà penitenziaria. Questo è successo perché, l'ha detto bene Adriano Sofri in un fondo che ho letto, qui non si tratta di mele marce. Le mele marce sono quando tu hai dentro una realtà di 500 persone 5 pervertiti che si chiudono in una stanza e fanno giustizia sommaria. Qui il problema erano tutti. E allora, se sono tutti, dobbiamo interrogarci sul perché questo è accaduto e su quanto abbandono c'è stato. Le carceri non sono un luogo da sottovalutare, perché noi non lo reggeremo democraticamente un altro marzo del 2020, perché le carceri sono il bastione su cui si fonda lo Stato di diritto. Se lo Stato di diritto viene meno perché qualcuno nelle carceri fa quello che gli pare, la democrazia viene meno. Qualcuno proporrà qualcosa di molto forte, e si vorrà riappropriare di quello che simbolicamente è il punto di riferimento della democrazia. Io non ho nient'altro da aggiungere e naturalmente su questo sono disponibile a un confronto. Se il 4 bis non fosse stato sostanzialmente, diciamo, mi collego a quello che ho detto poc'anzi, ma nel mio intervento iniziale, ma che non ho completato, snaturato, totalmente snaturato, in maniera secondo me proprio, diciamo, non voglio dare giudizi, ecco. Nel 4 bis sono entrati i reati della pubblica amministrazione, che c'entrano col 4 bis? Non è un problema di quello che si prevede, si può prevedere anche la legge del taglione, la pena di morte, fate quello che volete, ma lasciate stare il 4 bis, quella è una norma che è stata pensata per la criminalità organizzata. Se ci mettete
tutta una serie di cose che non c'entrano niente, l'effetto sarà soltanto uno: affonderà la criminalità organizzata, quello che noi abbiamo detto dal primo giorno, quando abbiamo visto questo testo che prevedeva il peculato commesso dal vigile urbano come sbarramento ai benefici penitenziari, come esattamente il reato di mafia che ha commesso Totorrina. Allo stesso modo, questo è il punto, cioè si appesantisce una norma che già di per sé è stato faticoso mantenere per quella che era, l'effetto sarà questo. Quindi, se nel 4 bis, nella parte qualificata del 4 bis, ci sono reati che nulla hanno a che spartire con la criminalità organizzata e che vengono mantenuti là a dispetto di una situazione veramente, io dico da interprete, veramente, però, cioè, ma il Parlamento può ammettere che ci sia una norma nella quale sia scritto che tuttora in vigore, sono 2 anni, sono 3 anni che è in vigore. L'1 bis dice i benefici di cui al comma 1, quelli per cui c'è lo sbarramento, questa è la norma attualmente in vigore, possono essere commessi purché siano stati acquisiti elementi, possono essere concessi purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata terroristica o eversiva. Ma che c'entra questo con le ipotesi monosoggettive che sono previste nel comma 1, cioè il peculato, l'abuso, la corruzione? Non c'entra niente. Quindi anche a rischio di avere questa incoerenza normativa, che ovviamente le incoerenze normative non sono un problema estetico, se fosse un problema estetico non me ne importerebbe nulla, le incoerenze normative portano l'interprete, che ha, diciamo, una visione abrogans dell'istituto, perché qui non piace l'istituto, a individuarne punti di debolezza che portano alla caduta del sistema, diciamo, di prevenzione. Questo è il punto. Allora, se si mette mano a questo 4 bis e poi questa ipotesi della pubblica amministrazione la mette in un altro comma e poi prevede la pena di morte pure, non importa, ma intanto ripulite il 4 bis. Lo dico perché l'altro giorno ho letto un vecchio articolo di un recente articolo di giurisprudenza molto ben fatto, ve l'avevo portato, non lo sto trovando qua, lo troverò e ve lo porterò, nel quale c'era scritto, no, qui non c'è, no, nel quale c'era scritto che il 4 bis era stato sottoposto a ben 15 interventi normativi. Ma si può torturare una norma con 15 interventi normativi? Quindi uno l'anno praticamente da un po' di tempo a questa parte. Ho letto con un pizzico di soddisfazione che questo autore che raccontava di questi, dice, il sesto e l'ottavo erano quelli che cadevano quando noi lavoravamo, diciamo, disperati nel tentativo di cambiare queste norme, avevano come scopo quello di un riassetto normativo e sistematico, che era un modo per dire hanno ripulito questa norma che era stata inquinata. 2 volte l'abbiamo pulita, nel 2006 e nel 2009. Nel 2015 e 2016 e un'altra volta è stata riempita di reati che non c'entrano niente. Addirittura la seconda volta, siccome c'era una prima fascia nel 4 bis e una seconda fascia, i reati di prima fascia erano quelli di criminalità organizzata, quelli di seconda fascia erano quelli appunto un po' così borderline, si creava confusione, abbiamo fatto un comma, il primo comma e poi il comma 1 bis, nascono da questo intervento del 2009, fa parte di quel lavoro organizzativo di studio, di filtro, diciamo di analisi degli strumenti normativi, che poi rende più agile il lavoro del Parlamento, più semplice quello dell'interprete, e impedisce che chi non ama questi istituti legittimamente li fa cadere, perché se gli strumenti normativi non sono adeguati, gli istituti purtroppo cadono. Quindi questa è la mia risposta. Io penso che si possa fare benissimo e si deve fare una concentrazione di competenze del Tribunale di Sorveglianza di Roma, dotandolo di quello che è l'apparato necessario di uomini e di mezzi, ma si deve fare riportando il 4 bis a quello che è il suo ambito, perché non è possibile che la sorveglianza di Roma si occupi del vigile urbano che ha percepito 50 euro per compiere un atto contrario sui doveri d'ufficio ai fini della concessione di un beneficio penitenziario, il quale deve dimostrare che non ha collegamenti con la criminalità organizzata. Cioè, questo deve dimostrare. C'è una cosa veramente, diciamo, imbarazzante per l'interprete. L'ultima cosa, le domande sono state tutte molto opportune, io mi scuso per il tono, ma sono, diciamo, anche le considerazioni di chi per anni ha lavorato con questi strumenti, poi in un provvisione si è trovato di fronte a questa situazione qui, diciamo, un po' di, diciamo, di arcipelago normativo un po' incoerente. Dicevo questo, i pareri della DDA
Certo, sono importanti, anzi, io non l'ho detto, ma lo dico adesso, ci sono anche in questa legge una serie di cose molto opportune che sono state scritte, molto opportune. Per esempio c'è appunto questo recepimento, tutto un meccanismo di informazioni e di collaborazione fra DDA, DNA e uffici giudiziari, che era nato in questi anni, e qui lo troverete, e che qui è stato completato bene da questi pareri, è stato ben completato, non c'erano prima, questo sarebbe un buon intervento, un ottimo intervento. Come un ottimo intervento è il superamento del comma 2 che prevedeva che il Comitato per l'Ordine Pubblico fosse l'organo di riferimento delle informazioni. Avete fatto bene a prevedere il superamento, perché il Comitato per l'Ordine Pubblico non le conosce queste cose, non è che è fatto dai incompetenti, è fatto dai più competenti in materia di sicurezza pubblica, di ordine pubblico, ma non c'entra niente con la prevenzione penale, perché se un collaboratore di giustizia dice che i figli di un detenuto al 41 bis col suo consenso si sono aggregati, stanno sparando da una parte, e la sorveglianza per quel detenuto al 41 bis o quello che è alta sicurezza chiede informazioni al Comitato per l'Ordine Pubblico, quindi non lo sanno, è molto semplice, diranno che tutto è ok. Quindi diciamo che ci sono delle cose molto positive anche nel testo, quindi il testo è stato fatto sicuramente con i migliori auspici, quello che manca è questo, purtroppo, questo coordinamento generale fra pezzi di Stato che tutti dovrebbero cercare di ragionare sullo stesso versante e scambiarsi le informazioni, e poi soprattutto quello che purtroppo manca è questo aspetto appunto della unicità del Tribunale di Sorveglianza di Roma. Tra l'altro un'altra cosa importante che avete previsto è pure la partecipazione all'udienza del pubblico ministero del luogo dove si è originato il titolo detentivo che ha portato, che è molto opportuna, fa parte di quel pacchetto di problemi, lo trovate tutte queste proposte, le trovate qui, tra il 2002 e il 2009 sono state fatte, oggi sono recepite, io sono più che contento di questo fatto, ma chiaramente anche questa partecipazione confligge con la mancanza unicità dell'organo giudiziario, perché questo con una Madonna Pellegrina dovrà farsi il giro di diversi uffici giudiziari, di diverse sorveglianze, no? Questo è l'unico aspetto che appunto meriterebbe di essere meglio coordinato. Deputata Ascari. Sì, grazie Presidente, grazie Dottor Ardita. Allora, volevo chiederle, sempre sulla base del testo che lei ha avuto modo di esaminare, ringraziandola per il contributo che ci sta dando, le chiedo la sua opinione in merito alla collaborazione impossibile per quanto riguarda appunto una norma transitoria anche da prevedere, visto che comunque vengono cambiati alcuni aspetti, come per esempio la liberazione condizionale che è stata portata a 30 anni, non più 26, quindi qual è la sua, il suo punto di vista in merito. E poi da quello che posso aver capito, però lo chiedo a lei, forse sarebbe stato opportuno, lei dice, separare, no? Reati di prima fascia, reati di seconda fascia, per dare ovviamente anche distinzione, più ordine alla norma, però questo me lo spieghi lei. Questo per quanto riguarda il testo di legge. Io avrei delle anche altre domande, perché lei ha detto il penitenziario è diventato il luogo della semplificazione. Ecco, su questo punto qua noi adesso, come diceva la collega Sarti, non è stato di certo facile scrivere questa norma, però non è neanche altrettanto facile rapportarsi con quelli che sono gli istituti di pena oggi esistenti, soprattutto i regimi carcerari di 41 bis, e anche perché comitato che ha fatto un'istruttoria sui regimi di 41 bis e alta sicurezza, non ce n'è nessuna norma tranne quello di Sassari, quindi già questo è un problema. Bancali di Sassari, che prevede proprio una separazione, un'impossibilità di parlarsi, si attende da anni quello di Cagliari, però ancora non c'è, e qui arriva la mia domanda alla luce della sua esperienza.
Il problema è che differenziare logisticamente i detenuti per mafia perde senso se poi hanno lo stesso sistema custodiale dei detenuti comuni. E qui ovviamente torno alla semplificazione di cui parlava lei. Ossia, lei diceva il 41 bis è una realtà considerata estranea al mondo penitenziario, però quando c'è l'estensione dei benefici questa estraneità non vale. Penso alla cottura dei cibi, penso alle ore d'aria, penso alla censura per quanto riguarda la comunicazione, insomma, degli avvocati, penso alle circolari del 2007-2009 e di come sono cambiate nel 2012 e nel 2015, soprattutto anche con riferimento alla sorveglianza dinamica. E qui sono appunto a chiederle questo, che dal 2012 tutti i detenuti comuni hanno regime aperto. E con la circolare del 2015 che ha citato anche lei, si dice che i circuiti di alta sicurezza hanno regime chiuso, però poi si prevede che devono stare 8 ore aperti. E quindi sembra un po' un escamotage. E quindi io questa cosa qua vorrei approfondirla oggi, perché comunque se noi scriviamo le norme, poi dopo il sistema carcerario dice l'opposto. E quindi lei cosa pensa, insomma, cosa proporrebbe di fare adesso in merito a questo un po' regime? Cioè, secondo lei basterebbe cambiare le circolari attuali? In che modo? Per tutti i detenuti o solo per quelli in alta sicurezza? E questo per quanto riguarda un po' l'organizzazione alla luce del fatto che lei ha avuto modo di vederla dall'interno. Le chiedo l'ultima cosa, dottore, perché è una cosa su cui mi sono un po' impuntata, nel senso che all'interno del comitato 41 bis alta sicurezza abbiamo sentito il GOM, che è H24 contatto con i detenuti nel regime carcerario di 41 bis. C'è stata l'ultima sentenza per quanto riguarda la posta, no? Che non è stato degli avvocati, insomma, che non può assolutamente. Adesso non mi viene la frase giusta di quello che dice la sentenza, e le dico però che il GOM ha detto che c'è proprio un problema, perché quando arrivano le raccomandate a uno e c'è scritto avvocato Pinco Pallino, io non ho la garanzia, a meno che non ci sia espressamente, secondo le norme del codice di procedura penale, la nomina, no, del legale di fiducia. E allora era stato pensato a un correttivo all'articolo 41 bis, comma 2 quater, lettera E della legge 26 luglio 75, numero 354, così modificato. In realtà banalissimo il correttivo, cioè veramente prova di buon senso, che prevede la lettera E, la corrispondenza inviata dai difensori fuori dalle ipotesi di cui agli articoli 103 codice di procedura penale, 35 disposizioni codice di procedura penale, può essere inoltrata al detenuto senza visto censura solo previa attestazione sulla busta della avvenuta identificazione del mittente, che può essere effettuata dall'ufficio impugnazioni presente nel circondario dei tribunali, da cui la corrispondenza viene spedita dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza da un suo delegato. La corrispondenza inviata dal detenuto al difensore può essere inoltrata senza visto censura solo previa verifica da parte della direzione dell'istituto dell'effettiva nomina del difensore, del processo a cui la corrispondenza si riferisce, nonché dell'iscrizione del difensore stesso all'albo degli avvocati, dell'esattezza e attualità dell'indirizzo a cui la corrispondenza è inviata. La procedura indicata non si applica alla corrispondenza con i membri del Parlamento, con autorità europea o nazionale aventi competenze in materia di giustizia. È ovviamente una piccola cosa che non va a risolvere ovviamente i grossi problemi ad oggi esistenti, però visto che si è trascurato negli anni le piccole cose e oggi ci troviamo uno smantellamento totale dell'ergastolo ostativo, le chiedevo se anche questo nel suo piccolo può essere utile. Grazie. Grazie deputata Ascari, vi devo ricordare che alle 16.10 sembra ricominciano i lavori dell'Aula alla Camera, quindi dobbiamo essere celerissimi. Devo rispondere. Prego, prego, sì. Intanto io volevo dire che dall'intervento della deputata Ascari ho desunto che molte questioni sono molto chiare al Parlamento e questo mi conforta, perché sono questioni molto molto delicate queste qua, di dettaglio. Circolare citata dal 2015 molto opportunamente, cioè, questo dà per scontato molte cose che potrei dire, insomma, invece vedo che il Parlamento conosce
e sono cose molto importanti, perché questa è la reale vita penitenziaria. Però comincio dall'ultima domanda. Noi non è che possiamo scrivere nelle leggi quella specie, diciamo, di elencazione di dettaglio, di norme secondarie, perché sennò la legge perde la sua natura. La legge deve essere sintetica, breve, deve avere un concetto chiaro, un obiettivo. Poi l'amministrazione traduce la legge in atti dell'amministrazione. È impensabile fare una legge del genere, anche perché lo spirito che anima il controllo della corrispondenza è molto semplice: la posta degli avvocati non si può guardare, questo è pacifico, è un principio, diciamo, sacrosanto diritto, quindi non è che possiamo pensare di violarlo. Se ci sono dei dubbi, si fa un regolamento, si fa una circolare ministeriale e si stabilisce i casi dubbi come si trattano. Tutto questo si può trovare spazio in una circolare ben fatta. Se il DAP non vuole fare le circolari, pazienza, c'è la responsabilità politica che è scomparsa, cioè, una volta c'era, le dicasterie fanno capo a un ministro. Quando succede un problema grave, la catena si risale e da lì poi si verificano. Nei tempi funzionava così, mi ricordo, cioè non potevi fare un errore grave, una missione grave, perché sennò poi compromettevi la buona gestione del ministero. Queste sono materie di competenza del ministero, secondaria. Il DAP deve fare la circolare, deve farla pure bene, perché si può fare una circolare. Se si riferisce alla questione scorsa che riguardava il telegramma, quello era un problema diverso. Infatti ho detto una cosa, sono intervenuto a dire quella è una cosa diversa, quello era un telegramma aperto, c'era una busta, non era una busta chiusa, cioè il detenuto consegna un telegramma con un testo aperto alla matricola, cioè glielo fa vedere lui stesso, la matricola si accorge che il testo è obliquo e ovviamente non lo inoltra, perché se avessero fatto un omicidio con quel testo obliquo, cosa sarebbe accaduto? Con l'articolo 40 capoverso avrebbe risposto di omicidio il direttore, che ha delegato la censura, la gente che ha fatto la censura, quindi sono due cose diverse, ma la posta degli avvocati non si può guardare a normazione invariata, è giusto che sia così. Tutto il resto invece va un po' regolamentato in modo diverso, in modo molto più, diciamo, rigoroso, a cominciare dalle questioni che riguardano l'alta sicurezza. Perché se l'alta sicurezza, ha detto lei benissimo, se l'alta sicurezza si applicano, o peggio ancora di come si applicano nei comuni, le regole che rivalgono per i comuni, ma che senso ha fare l'alta sicurezza, che fu pensata nel 92, occorre non dimenticarsi di queste date. Venne per la prima volta pensata nel 92, dopo la morte di Falcone e Borsellino, l'alta sicurezza. Abbiamo svegliato una mattina, abbiamo capito che la mafia comandava in carcere, ancora, diciamo, non abbiamo risolto il problema della mafia che comanda in carcere, evidentemente, perché ruotiamo attorno a questi problemi. E giustamente, quando succedono le rivolte, in realtà l'alta sicurezza, è perché non ci sono le regole. Lei ha detto benissimo, non so dove l'ha letto, mi fa piacere, avete fatto un'indagine parlamentare, l'avete capito, nel 2015 ne ha fatto una circolare in cui c'è scritto, uno la legge e dice, guarda un po', le alte sicurezze devono stare chiusi. Questa è una bellissima notizia, uno legge tutto, una cosa del genere, c'è ora. Poi sotto, d'altra parte, oramai è un dato consolidato, non so ricavato da dove, in Europa, che gli alta sicurezza devono stare 8 ore aperti. 8 ore aperti in Europa stanno, i personaggi dell'alta sicurezza stanno 8 ore aperti in Europa. Io ho girato le carceri di tutta l'Europa, non esiste questa affermazione che possa avere un fondamento. Stanno chiusi 24 ore, ahimè, in alcuni sistemi, diciamo, giudiziari, addirittura penitenziari, addirittura in violazione dei diritti umani, stanno chiusi 24 ore. Sì, così è. Io sono stato in Serbia per una questione che riguardava la revisione del sistema penitenziario serbo. Ho visto gente che non faceva l'aria per 4 mesi consecutivi, e questo è un principio di inciviltà giuridica, non va bene, non funziona. Le regole significano rispetto di minimi, diciamo, di rispetto dei diritti umani, anzi, non minimi, di rispetto dei diritti umani. La questione che riguarda la cottura dei cibi mi viene da ridere, perché questa norma è stata inserita così racconto magari un aneddoto che può scaricare, nel 2009. Questo testo, insieme alla modifica del 4 bis, veniva fuori dal nostro ufficio, ci lavoravamo per molto tempo, ero in contatto sia con il ministro dell'epoca, sia con alcuni componenti della Commissione di Giustizia, anche di partiti di opposizione, perché c'era un atteggiamento, diciamo, di apertura verso tutti, giustamente. Stavano rielaborando questa normativa e mi fu detto, dice, ma i cibi che cuociono? Dico, no, non occorre normare sui cibi, perché
Sì, io do atto che effettivamente attraverso i cibi è possibile far passare messaggi, mettere qualcosa, però insomma non è una. La legge non può parlare dei cibi, così non può parlare della busta minimata, si deve riscontrare. La legge deve essere sintetica, poi l'amministrazione sa come gestirsela. D'altra parte è sempre pericoloso che in una legge vengano messe troppe cose, perché poi quello che non è compito della legge cade inevitabilmente. E infatti così avvenne, nel senso che dovevo essermi raccomandato e avrei ricevuto rassicurazioni che non sarebbe stata messa mai questa norma, soprattutto dei cibi, me la sono trovata in gazzetta ufficiale approvata dal Parlamento. E infatti è stato l'unico pezzo di quella norma, di quella legge che abbiamo scritto, che è caduto di fronte alla Corte Costituzionale. Quindi oggi i cibi sono diventati un diritto. Lo scopo era quello benefico di impedire che i cibi potessero essere oggetto veicolo di messaggi. L'effetto è stato quello che adesso è un diritto, come dire, scambiarsi i cibi dopo averli cotti, che è una cosa innocua, secondo me anche un po' eccessiva, come verifica, perché se uno poi alla fine si rende conto che non c'è pericolo, se scambiano la pasta non è che cambia, diciamo, cambia molto se si può verificare che non c'è un pericolo. Ma siccome ci può essere un pericolo, se viene costruito come un diritto a seguito della dichiarata illegittimità costituzionale della norma, abbiamo ottenuto esattamente l'effetto contrario a quello che volevamo ottenere. Quindi anche questo è appunto una questione che ci fa ricordare un po' la storia. E poi basta, la domanda sulla liberazione condizionale a 30 anni è molto opportuna, una misura, diciamo, di riduzione del danno. Io mi interrompo perché vedo che i tempi sono. Si sono. No, ma solo questo, volevo dire basta, poi non. Poi sull'alta sicurezza c'è da fare un lungo discorso, perché il fatto che abbia ceduto l'alta sicurezza ha portato una serie di conseguenze enormi, a parte che ha portato un dato che suona spiacevole sentirsi dire, ma la realtà è questa, che la mafia purtroppo comanda in carcere, purtroppo. L'abbiamo visto a Santa Maria cosa è successo, comanda in carcere e per far sì che non comandi non ci sono le norme del codice e la disciplina, c'è il Far West, il Sud America. Le torture, insomma, le organizzazioni di pestaggi, ma questo non è uno stato civile. Uno stato civile comanda solo lo Stato. Ed è impensabile che il carcere possa diventare un luogo nel quale comandano i detenuti. Impensabile, perché è il fondamento dello Stato di diritto. Se viene meno questo, viene meno anche nell'immagine dei cittadini lo Stato di diritto. E dove non c'è lo Stato di diritto, poi sappiamo bene cosa può accadere, insomma, e quali estremismi possono prevalere in una democrazia.